Si chiama Renato Remonato, ha 56 anni e fa il massaggiatore sportivo in un centro di Milano specializzato in ragazzi adolescenti. Nel corso di una perquisizione in casa era stato trovato in possesso di uno smartphone contenente un video che ritraeva un minore nell'atto di compiere e subire atti sessuali e un computer con centinaia di file pedopornografici. In alcune foto lo si vedeva indugiare in atteggiamenti intimi con dei ragazzini. I carabinieri hanno potuto smascherarlo e arrestarlo partendo da un'altra indagine in collaborazione con i colleghi di Trieste, in cui il 56enne in realtà era vittima. Dei rumeni, infatti, esperti in questo tipo di reato, lo ricattavano e lui aveva ceduto pagando 50.000 euro. Questa indagine in realtà si sdoppia in due fasi. Una prima fase iniziata nel 2011 che vedeva il Remonato come vittima proprio perché c'era un'organizzazione di rumeni che abbiamo accertato lo ricattava minacciandolo sostanzialmente del fatto che avrebbero divulgato dei video che lo ritraevano con dei minori. Per questi fatti gli autori del reato sono da noi stati arrestati a Trieste nel 2012, ma le indagini, come spesso, come sempre accade, non si sono fermate, sono andate avanti. In quell'occasione gli inquirenti non avevano trovato foto che lo ritraessero, al contrario di oggi. A Milano sono in molti a non sorprendersi, la voce girava da anni. Eppure Remonato ha continuato a lavorare e massaggiare i ragazzini. Ecco perché i carabinieri chiedono più collaborazione. Alle famiglie diciamo di non aver timore di presentarsi presso i comandi stazioni che sono capillarmente distribuiti sul territorio, in tutti i comuni, in tutti i paesini, per segnalare episodi di questo fatto. Il 56enne era già noto alle forze dell'ordine per episodi simili risalenti al 97. Ha un precedente specifico nel corso del 97, addirittura con una condanna per all'epoca gli atti di libidine violenta.